Due super redazioni, meno direttori di TG, meno poltrone e più sinergie. Queste le parole chiave della rivoluzione RAI presentata dal direttore generale Luigi Gubitosi. Una rivoluzione che riguarda tutto l'asset dell'informazione pubblica e che dovrebbe portare la nostra TV di Stato a ricalcare il modello della BBC. Superare quindi le distinzioni tra testate, che ormai con il passaggio al digitale sono diventate totalmente intercambiabili. 15 dicembre è il nome di questa rivoluzione. In quella stessa data, nel lontano 1979, nacquero TG3 e TGR, completando l'assetto delle testate. Una rivoluzione programmata. La riorganizzazione dell'area editoriale era già nell'aria. Al tutto si è poi aggiunta la cessione di una quota minoritaria di Rai Way per poter valorizzare l'asset e fare cassa, spiega il DG. Tutto quello che produce efficienza e risparmi va nella direzione dello sforzo del governo e della maggioranza che sostiene il governo. Siamo tra quanti sono convinti che tutti quanti in tempo di revisione della spesa debbano fare la propria parte, lo deve fare anche l'azienda RAI. Questo è stato per esempio il contenuto anche della discussione intorno ai 150 milioni di euro. Ovviamente si tratta di una revisione della spesa che punta alla riduzione dei costi e all'efficienza. Quindi bisogna guardare il merito, il contenuto, la proposta di dettaglio. Nasceranno quindi due newsroom. La numero 1 sarà composta dall'accorpamento di TG1, TG2 più Rai Parlamento. Sarà generalista e avrà anche un canale istituzionale. La numero 2 comprenderà TG3, Rai News, TGR, CIS, Medio e Web, con l'intento di portare un'evoluzione delle old news integrando offerta nazionale, internazionale e locale. Otterremo un risparmio immediato, ha spiegato Gubitosi. Ci sarà davvero il risparmio di cui si parla? Accorpare le redazioni è quindi l'unica soluzione per evitare gli sprechi? Possono proporre tantissime soluzioni diverse. Il problema è che il risultato sia un risultato che garantisca democraticità, trasparenza e un vero servizio pubblico, cioè scevro appunto dai condizionamenti di partito. Allora, intanto gli sprechi non solo sono dovuti, l'accorpamento è necessario senza ombra di dubbio, ma ci sono esternalizzazioni, cioè il grosso dei soldi che la RAI perde, più di un miliardo, è in esternalizzazioni. Quindi anche lì limitare, riportare all'interno dell'azienda alcune cose, riorganizzarla, basta chiedere ai dipendenti della RAI, non è che bisogna andare lontano. Due grandi accorpamenti per sfruttare lo stesso standard produttivo, ma che nella pratica non cambierà nulla. I marchi TG1, TG2 e TG3 rimarranno, saranno le redazioni ad essere unificate. Differenti saranno i vice direttori, i coordinatori di impaginazione ed editoriali e i conduttori, tutti dissimili da una testata all'altra. C'è stato un cambiamento politico, sociale, tecnologico, economico e mediatico epocale, ma noi siamo rimasti legati a quel modello, logico in uno schema senza concorrenza e con il web inesistente, ha spiegato il direttore RAI. Allora offrire tre visioni era comprensibile, poi il pluralismo è diventato lottizzazione e la lottizzazione è degenerata. Sì, questa è un po' la preoccupazione, cioè, allora, premesso che non ci piace la lottizzazione, però fino adesso è il sistema che in qualche modo ha garantito il pluralismo, allora togliendo le molte voci che appunto hanno quasi tutte le grandi forze nazionali tranne il Movimento 5 Stelle in RAI, dove si andrà? Cioè, chi gestirà? Quali saranno i direttori? Con quali criteri lavoreranno sulla rappresentatività, l'equilibrio dell'informazione di tutti i gruppi, eccetera? Questa è una buona domanda, è quello su cui io cercherò di fare il cerbero, ecco, per usare un termine. Linee guida già approvate dal CDA RAI in attesa della più ampia condivisione, sia a livello giornalistico, tecnico che sindacale. Siccome attiene al complesso del sistema dell'informazione, questo è contenuto nel contratto di servizio tra Stato e RAI e la commissione di vigilanza deve per l'appunto vigilare sul contratto di servizio. Per questo è giusto che Gubitosi venga a presentare queste linee guida in commissione vigilanza, così finalmente avremo contezza di qual è il contenuto di questa proposta e potremo discuterne nel merito conoscendola davvero fino in fondo. Sì, Gubitosi sta andando per i fatti suoi, senza ascoltare minimamente i nostri indirizzi che la vigilanza potrebbe dare, e quindi io vedo una situazione molto critica adesso. Spero che appunto con l'impegno del PD e di altre forze si corregga questa direzione. Abbiamo convocato apposta anche in vigilanza Gubitosi.
Io temo personalmente che lui stia portando a termine un progetto di preparazione alla privatizzazione della RAI, che farà bella mossa sul suo curriculum di manager presto impegnato su altri fronti e non in RAI.